Io sono Silvia Scala e insieme alla mia collega Elena Patrone siamo parte della rete di Brisco. Siamo appunto assistenti alla ricerca di questa rete creata ormai qua più di 15 anni fa. 19. Cercherò di essere abbastanza veloce nella prima parte della presentazione che vuole racchiudere un po' i progetti che Brisco sta portando avanti in questo momento, in questi anni. Ne hanno già parlato ovviamente sia il professor Martini che il dottor Consolato. Riassumendo appunto, tutti voi conoscete Trigno benissimo, cosa vuole fare la rete? Promuovere, facilitare e coordinare lo sviluppo, la gestione, l'analisi di studi per valutare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci, allo scopo ovviamente di migliorare la qualità della vita dei bambini con malattie reumatiche. Questa slide rappresenta lo staff attuale di Plinto. Noi oggi siamo in due, con il professor Martini e con il dottor Consolaro. Adesso Plinto è tutte quelle persone. Siamo in 12, 13, una decina di assistenti alla ricerca, tre tecnici, di developer e una statistica. E ovviamente il dottor Roberto. Plinto ha come obiettivo principale all'interno di questo progetto quello di rinforzare il network, ossia rinforzare la rete e le informazioni che ruotano intorno alle malattie reumatiche. Tra i numerosissimi obiettivi del progetto europeo, che è iniziato ormai 3 anni fa e che sarà a settembre di quest'anno, l'obiettivo principale è sicuramente quello di migliorare l'assistenza e la cura delle malattie reumatiche, con lo scopo finale di fornire ad ogni paese europeo delle linee guida specifiche per la cura dei bambini. Ci si è posto il problema su come creare queste linee guida, da che punto partire allo scopo di fornire delle linee. Sicuramente dallo studio della letteratura scientifica, dalle pubblicazioni già esistenti, dai registri esistenti. Secondariamente è stato creato un questionario inviato ai medici di tutto il network di Plinto che voleva indagare sullo stato attuale della cura e della pratica medica in tutta Europa. In ultimo, ma non ovviamente meno importante, le linee guida verranno create grazie anche ai questionari compilati dalle famiglie dei pazienti, in tal maniera da non dimenticare un approccio più personale forse a queste malattie. Ecco, dicevamo, l'obiettivo principale nostro di Plinto è quello di aggiornare il sito, che immagino voi conosciate perfettamente. Questo è il vecchio sito, mi viene a dire che il nuovo sito non è ancora online, ma lo sarà probabilmente già da quest'estate, tarda di maniera quest'estate. Ecco, questa è la home page del sito attuale, in cui si possono notare le varie bandiere. Ogni bandiera corrisponde a un paese, a una lingua in cui il sito descrive e identifica le malattie reumatiche pediatriche. Cliccando su ogni bandiera, vedendo sull'Italia, si potranno vedere i dettagli delle varie sezioni. Il sito si divide in tre principali sezioni. La prima sezione, probabilmente la più importante, è quella che riassume le informazioni sulle malattie pediatriche giovanili, appunto idiopatica giovanile, le mucose nervose, e ovviamente la possibilità di scaricare le numerose informazioni. E la seconda parte del sito, la seconda sezione, racchiude le informazioni sui centri pediatrici di ogni paese. Qui abbiamo preso l'esempio dell'Italia, qui vediamo l'Istituto Gaslini, l'Università di Genova come centro di eccellenza. E la terza sezione raccoglie importanti informazioni sulle associazioni delle famiglie. Ecco qui, questo era lo stato a 2 anni fa della situazione del sito delle famiglie. Cosa abbiamo cercato di fare noi in questi ultimi 2 anni? Abbiamo provato ad aggiornare le informazioni sulle malattie, grazie ovviamente ai gruppi di lavoro specializzati, grazie ai medici appartenenti al network di Plinto. Abbiamo aggiornato i dettagli sui centri di reumatologia pediatrica in Italia e nel mondo,
e stabilito nuovi e importanti contatti con le associazioni delle famiglie. Dicevamo che il sito è online da più di 10 anni e quindi inevitabilmente ci sono stati numerosi cambiamenti all'interno delle associazioni. In ultimo, naturalmente, abbiamo cercato di aggiornare stilisticamente il sito per renderlo più attuale. Ecco, riguardo nello specifico alle malattie reumatiche, ciò che è stato fatto è creare dei gruppi di lavoro tramite specialisti, ovviamente delle discipline, e aggiornare completamente, revisionare i vecchi testi che si riferivano alle malattie reumatiche. E una cosa che non era stata fatta 10 anni fa, ma che ritiamo molto importante, è stato il coinvolgimento delle associazioni e delle famiglie nella revisione di questi testi, per assicurare la completezza e la chiarezza e un punto di vista diverso. Allo stato attuale abbiamo finalizzato i testi in inglese, quindi i testi sono ormai aggiornati e sono stati approvati dai vari gruppi di lavoro della legge di Trento. Abbiamo inoltre aggiunto un'importante sezione riguardante le informazioni sulla vita quotidiana e sulla terapia. Ecco, questa è una delle prime immagini del nuovo sito. Vedremo nuovamente la lista delle informazioni e delle malattie. E nello specifico abbiamo pensato di dividere i testi in 4 sezioni. Che cos'è la malattia? I differenti tipi di attività di patologia, la diagnosi, la terapia e la vita quotidiana. Quindi per ogni malattia avremo queste diverse sezioni. Ci sono poi dei simpatici animaletti che circondano l'intero sito per rendere il sito un po' più accattivante e piacevole. Ecco, sempre all'interno delle informazioni sulle malattie reumatiche ci sarà una nuova funzione, ossia il pulsante di ricerca, grazie al quale si potrà semplicemente indicare una parola chiave che è stata indicata un veicolo e emergeranno i documenti all'interno del sito in cui questa parola è presente. Cosa stiamo facendo adesso? Probabilmente la parte più complessa, più lunga, più complicata, ossia la traduzione di tutti questi testi in inglese in più di 50 lingue, in modo che il sito sia veramente utile alla grande maggioranza delle persone. Come stiamo affrontando la traduzione? Tramite un grande coordinamento da parte dell'ufficio di Trento, il coinvolgimento del rappresentante nazionale di Trento, perché sapete che all'interno di ogni paese Trento ha sottolineato, insomma, un rappresentante che ci aiuta nella traduzione dei testi, nel coinvolgimento degli altri medici del paese. La traduzione dei testi sta andando avanti grazie anche a un parziale finanziamento dei fondi del progetto Gruppo Ingegno. Ad oggi abbiamo le traduzioni dei testi nelle seguenti lingue: l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, ma contiamo naturalmente di averne molte di più nei prossimi mesi. Per quanto riguarda, questo era ciò che riguardava appunto l'aggiornamento dei testi delle malattie reumatiche. Per quanto riguarda invece i centri pediatrici, abbiamo concluso l'aggiornamento definitivo dei contatti grazie anche a questo questionario che abbiamo richiesto di compilare a tutti i contatti del Trento. Ecco qui come si potrà vedere la nuova interfaccia per i centri pediatrici, di nuovo con la cartina del paese in questione e evidenziate le città e gli ospedali di riferimento. Ecco qui il centro Giannina Garlini. Mi fermo qui, lascio la parola a Elisa per le domande, siamo arrivati alla fine. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. All'interno del progetto Share anche le associazioni delle famiglie hanno avuto un ruolo davvero molto importante. Ne abbiamo contattate più di 100 in tutti i paesi che fanno parte del nostro evento, per avere la loro opinione sui nuovi testi informativi sulle malattie reumatiche. Quindi assicurandoci non solo che fossero complete da un punto di vista medico, ma anche che fossero facilmente comprensibili e contenessero tutte le informazioni di cui una famiglia può avere bisogno nella vita quotidiana. 39 associazioni ci sono state indicate
dai rappresentanti nazionali di Pinto e hanno collaborato e siamo stati particolarmente felici del contributo attivo di singole famiglie che hanno voluto dirci quali sono le loro vere esigenze al momento della diagnosi o poi durante la terapia. Quindi arrivando ad avere per tutte le malattie informazioni sulle vaccinazioni, per esempio, e sulla vita quotidiana. Quindi l'impatto della malattia, per esempio, sullo sport, sulla scuola, quello che davvero una famiglia vive giorno per giorno. Questa è la nuova pagina del sito dedicata alle famiglie. Come vedete ci sono indicazioni per raggiungere l'associazione, il modulo per contattare via mail i rappresentanti dell'associazione e visto che si lavora su Google Maps è possibile interagire su con la mappa, quindi ingrandire l'immagine e calcolare il percorso per raggiungere anche l'associazione. Ogni sezione è accompagnata da un personaggio dedicato, la giraffa ovviamente è un medico che ci porta alla scoperta dei vari centri sul territorio e le illustrazioni sono state studiate da illustratori abituati a lavorare con i bambini proprio perché abbiamo voluto pensare a un sito che le famiglie possano consultare insieme, quindi chiaro, facile da utilizzare e che non spaventi a capire proprio dell'interfaccia. Le pagine sono dinamiche, quindi grazie a Interlink durante la navigazione si può approfondire un aspetto particolare. Per esempio, sulle pagine dedicate alle malattie, ogni farmaco che può essere indicato come terapia è cliccabile e fa aprire una sezione una sezione dedicata. Il nuovo sito sarà anche fruibile da tutti i supporti mobili, quindi si vedrà bene sia su smartphone che tablet e avrà link ai principali social network e qui vediamo come può essere una pagina suggerita tramite Facebook e per ora abbiamo pensato anche a Twitter e Google Plus. Questa è la nuova home page e il funzionamento è un po' quello che conoscete dal sito vecchio, quindi si accede alla sezione nazionale alternativamente scegliendo la bandiera o selezionando dalla cartina il paese. Tutti i paesi in rosso fanno parte del NATO di Pinto. C'è anche un dettaglio più specifico delle varie lingue, come vedete sono già davvero tante e speriamo in corso d'opera di poterle aggiungere ancora. Il prossimo passo, quello su cui stiamo lavorando di più al momento in parallelo con la traduzione, è il questionario per le famiglie. Infatti, come già diceva Silvia, l'obiettivo di Share è creare delle linee guida per gli standard di cura delle malattie reumatiche e pediatriche. E questo viene fatto tramite tre vie parallele, quindi il questionario dei medici, una revisione della letteratura di riferimento e abbiamo voluto aggiungere anche una prospettiva più legata alle famiglie, partendo da un questionario ideato dal dottor Nico Kulfat in Olanda e da Claudia Trier, che magari alcuni di voi conoscono come presidentessa ELVA, che è la rete europea che riunisce tutte le associazioni per le malattie reumatiche infantili. Quindi il problema che si poneva era un po' come poter trovare un questionario che riflettesse la realtà di più di 10 paesi europei. Al momento è disponibile in 11 lingue il questionario. E questo è stato possibile grazie a un interessantissimo confronto che ha avuto luogo lo scorso settembre durante il congresso di PRESS, in cui è stato ospitato anche una riunione di associazioni delle famiglie di ELVA. Anche io e Silvia e il dottor Roberto abbiamo avuto il piacere di partecipare e da lì, dalla bozza appunto preparata dal dottor Kulfat e da Claudia Gail, si è arrivati ad una versione condivisibile in tutti i paesi, quindi aggiungendo opzioni, aggiungendo campi testo, in modo che tutte le realtà fossero rappresentate. All'inizio del questionario, di cui poi vi forniremo con piacere il link, c'è questa lettera di presentazione che riassume un po' gli scopi di Share
e assicura sulla durata del questionario, che è al massimo di 15 minuti. Questo è il modulo di registrazione, qui si accede direttamente dalla lettera di invito. Come vedete, inserendo un'informazione vi viene data conferma che il dato sia corretto ed è molto importante perché altrimenti la pagina si blocca. La strana dicitura "non sono un robot" è fatta per proteggere i dati e che quindi non vengano inseriti automaticamente, per esempio questionari falsati, ma che siano proprio singoli individui a completare. Effettuata la registrazione, alla mail indicata vi arriveranno username e password e il link da seguire per accedere al vostro questionario. Quindi vediamo brevemente la prima pagina, ce ne sono tre, si parte da informazioni molto generiche. Il sesso, il tipo di diagnosi fatta al paziente, l'età alla diagnosi, poi ovviamente si va progressivamente verso informazioni sempre più specifiche. Allora, in termini di ogni pagina si vede sia la progressione della compilazione, c'è la possibilità di tornare indietro e modificare le risposte o di salvare delle date, e in fondo ci sono anche tutti i contatti per qualsiasi necessità. Siamo ovviamente a vostra disposizione all'indirizzo di prima. Al termine riceverete una mail con il PDF delle risposte che avete dato ed è possibile direttamente anche scaricarlo proprio dalla pagina. Queste sono le sezioni, quindi dalle informazioni personali alle cose successive. Ci sono domande, per esempio, quanto è distante il centro pediatrico di riferimento da casa vostra, quanto spesso avete un appuntamento. Per poi passare alle offerte sociali, ad esempio la possibilità di noleggiare o avere in prestito gratuitamente una sedia a rotelle se fosse necessario, e poi per i pazienti di età appropriata la transizione alle cure in reumatologia per adulti. Questo è il pannello da cui io e monitoriamo quotidianamente l'andamento delle risposte. Come vedete, per adesso l'Italia è un po' indietro, ma confidiamo che domani mattina già ci sorprenderete piacevolmente per il domanda e risposte. Quindi, come conseguenza, lascerò bene in evidenza il link al questionario. Certo, lasceremo comunque volantini con il link e anche questionari cartacei, perché una delle possibilità di compilazione è anche procedere su carta e poi rivolgersi alla propria associazione di riferimento perché inserisca da un sistema comune. E grazie a tutti, ovviamente siamo a disposizione tutta la mattina.